Ed eccoci con Claudio Corsetti, pronti quindi a fare il punto su una grande realtà, la Scuola Federale Corsetti. Beh sì, la scuola è la scuola di riferimento della federazione già da diversi anni e qui a Misano abbiamo portato un'iniziativa speciale in collaborazione con il team Jakhnic Motorsport, per il quale la scuola lavora e collabora già da 4 anni. Parliamo di un abbraccio sportivo, parliamo di una grande amicizia tra l'Italia e la Russia, con una coppa importante. Sì, il 2011 è stato dichiarato ufficialmente dal governo italiano e dal governo russo l'anno dell'amicizia tra i due paesi e quindi collaborando con questo team russo ci è venuta l'idea di organizzare una manifestazione sportiva che mettesse insieme piloti italiani e russi ed è nata l'idea della Coppa dei due paesi. Come, dove, quando, perché? Raccontaci tutto quello che dobbiamo sapere. Molto semplicemente, la Coppa dei due paesi è una gara che mette insieme piloti non super professionisti italiani e russi. Si corre il 12 giugno qui a Misano all'interno del Mondiale Superbike grazie ad un accordo con la Infront Motorsport e il 21 agosto seconda tappa a Kazan in Russia in una pista che è stata appena finita di costruire. Una Coppa dei due paesi tra l'Italia e la Russia proprio perché in questo anno, come abbiamo spiegato, c'è questa collaborazione, questo abbraccio sportivo. Ma nel 2012 quindi cosa faremo? L'appetito viene mangiando e abbiamo scoperto che si può portare il Mondiale Superbike in Russia. Quindi dal 2012 il team Jakhnic Motorsport ha già siglato un accordo con Paolo Flammini, con la Infront Motorsport, per poter portare una tappa del Mondiale Superbike in Russia. E da allora ni epucha ni piera. Ah, scusami, ma io non parlo ancora il russo, ma dovrò impararlo presto. In bocca al lupo allora. Crepi il lupo.